Dopo l'evento del 22 settembre scorso in piazza, che in una sola sera ha permesso di raccogliere ben 17.000 euro da donare ai comuni terremotati delle Marche, l'associazione Unicorno ha deciso di fare il bis sabato 20 e domenica 21, questa volta nella zona del Pincio. Il weekend di solidarietà partirà sabato sera con una cena a base di pesce preparato dai cuochi del mare dell'associazione Vongolai di Fano, mentre domenica un pranzo cucinato dai volontari dell'associazione ci proporrà i sughi delle zone terremotate, Amatrice e Norcia, e uno speciale menù bimbi per accogliere gli ospiti della manifestazione parallela La città dei bambini. Perché poi in realtà siamo stati anche nei paesi terremotati, abbiamo visto, abbiamo parlato con la gente, quindi abbiamo cercato di, ci hanno chiesto aiuto e l'abbiamo fatto. L'associazione è nata per esigenze, perché comunque è tutto più semplice. Il comune ci ha dato una mano con la possibilità di lavorare solo pubblico senza pagare niente. Abbiamo dei volontari attorno e quindi lavoriamo su questo. E d'altra parte ci sono queste esigenze. La volontà di tutti noi è quella di aiutare, poi fa bene a noi stessi aiutare il prossimo. Poi personalmente io vengo da un'esperienza in cui mi accorgo che l'aiuto degli altri è piacevole, ti fa sentire meglio. Musica e animazione, con spettacoli dal vivo, per questa iniziativa ampiamente sostenuta dall'amministrazione comunale e supportata da molte associazioni locali e da moltissimi volontari che hanno dato il loro contributo per consentirne la realizzazione. Sono dei ottimi, anzi bravissimi musicisti turnisti, tra i quali alla batteria Max Ferri, Giulio Vampa alla chitarra, Lorenzo De Angeli al basso e Lorenzo Giovagnoli alle tastiere. Sarà sicuramente una bella serata di musica. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza ai comuni delle Marche di Castel Sant'Angelo sul Nera, Tolentino e Pieve Torina, che lottano da mesi per la ricostruzione dopo il sisma. E proprio da questa rinascita prende spunto il titolo dell'evento. Marche in piedi si chiamerà infatti, ad indicare la volontà di rialzarsi e ripartire. Il giorno dopo invece faremo più prima.